Ciao, sono Andrew Lewis di emofree.it. In questo video ti voglio parlare di... non so esattamente che cosa ancora, ovvero so dove... un paio di cose di cui voglio parlare, ma non so esattamente come andrà questo video, perché per me è ancora un po' un mistero. Quindi pazienza, grazie e adesso vediamo. Allora, la prima cosa che di cui volevo parlare è della multinazionale Andrew Lewis, ossia la mia multinazionale e soprattutto una parte di questa multinazionale che è il reparto dello sviluppo e la ricerca. Allora, devi sapere che in questo reparto del multinazionale Andrew Lewis Incorporated io faccio il capo, io faccio anche il ricercatore, lo sviluppatore, lo studente e la cavia e lo scienziato e l'insegnante e tutto quanto. Cosa intendo? Intendo che da anni, e continuerò a farlo perché ormai è una passione, una missione e una visione, quello di continuare a studiare le cose che possono aiutare le persone a vivere meglio, a stare meglio. E quindi non va molto oltre solo EFT, anche se EFT è sempre una tecnica validissima e è semplice, ma allo stesso tempo molto potente. Allora mi chiedo, ti sei mai chiesto, ovvero hai mai notato che di tutti questi strumenti e tecnica della crescita personale, dell'evoluzione personale, dello sviluppo personale, hai mai visto che ci sono punti comuni, punti di incontro tra di loro? E ti sei mai chiesto se mettendo insieme in modo sinergico queste tecniche già efficaci, già buone, potessero diventare ancora più forti, ancora più efficaci? Beh, io sì, io me lo sono chiesto ed è una parte della ricerca, la ricerca è continuare a studiare in giro per il mondo diversi strumenti e tecniche e metodi per il miglioramento personale. Ho la fortuna di sapere come avere la lingua, prima lingua, madrelingua inglese, e questo mi permette di studiare qualsiasi cosa in qualsiasi parte del mondo, quasi, e ormai con il mezzo di internet si possono anche frequentare senza per forza spostarsi. Allora, dov'ero? Riparto dello sviluppo e della ricerca. Quindi la parte dello sviluppo è sviluppare nuove cose, creare delle tecniche grazie a questi studi, e quindi arrivo al punto che magari ti stai chiedendo, a me che ne frega, a te che interessa questo mio lavoro di studio di ore e ore e ore e anni e anni e anni, mesi, giorni. La cosa interessante è che mettendo insieme EFT o altre strategie, tecniche, metodi, si possono raggiungere cose ancora migliori. Quindi cosa intendo? Intendo che negli ultimi mesi, gli ultimi anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi, ho capito certe cose che avevo già capito, ma le ho messe in pratica per riuscire a arrivare ai livelli più profondi per risolvere i problemi, per risolvere le cause, le radici dei problemi. E per fare questo spesso bisogna fare anche una specie di viaggio nel tempo, un viaggio nel proprio passato, addirittura nel passato dei propri genitori, dei propri nonni e quindi i propri avi, perché molti dei problemi attuali, metti che tu hai 30, 40, 50, 60 anni, 20 anni, l'età che hai, i problemi che hai adesso, a quell'età, cioè sei ormai già adulto, tu pensi, ma ho cominciato a avere quel problema da 3 anni, balle, ovvero mi rendo conto che tu potresti pensare che il problema è iniziato 3 anni fa, ma andiamo a vedere le radici, le origini, le cause antiche, probabilmente c'è molto
nei tuoi primi anni, negli anni dell'imprinting negli anni della formazione tuo mentale, delle tue credenze, delle tue psicologie, delle tue emozioni. In quei primi anni capita che formiamo la maggior parte delle nostre credenze su noi stessi e sul mondo, e quindi in 5 anni facciamo più, o viene formato più in 5 anni che nei prossimi 50 anni, veramente. E quindi cosa bisognerebbe fare? Ritornare per risolvere quelle cose che hanno avuto inizio in quel periodo, se non addirittura, visto che comunque sono cose che vengono imparate soprattutto dai genitori, anche da altre persone, però per un bambino il rapporto più importante da cui impara più cose sono i suoi genitori. Per risolvere i problemi attuali serve spessissimo, per risolvere le radici, le cause, le origini, risolvere le cose nella propria infanzia, ok? O addirittura nell'infanzia dei propri genitori, nonni, eccetera, eccetera. Come si fa? Beh, viaggiando nel tempo, oltre a quello, può anche essere molto utile fare un viaggio nel futuro per vedere, se faccio questa strada, ecco quali potrebbero essere i risultati. Invece, se seguo questa altra strada, ecco cosa posso creare per me stesso. E quindi abbiamo il momento di scelta in questo momento per decidere quale strada preferisci continuare a seguire o cambiare. In ogni istante abbiamo questa scelta. E si può anche andare nel futuro per chiedere a quella versione immaginaria di se stessi. Quindi andresti a vedere te stesso tra 20 anni, che ormai hai cambiato in modo positivo, andresti a chiedere a lui o lei come ce l'hai fatto. Quindi per avere delle informazioni attuali che si possono servire per sapere come scegliere meglio adesso. Quindi tornando nel passato, sì, EFT può servire, ma non è l'unico strumento. Ci sono anche delle correzioni energetiche. Una correzione energetica semplice può essere anche di portare la tua attenzione momentanea verso il tuo centro. Perché cosa succede? Quando ci sono queste esperienze negative, succede che ci frammentiamo. In quell'istante puoi andare a rivisitare qualcosa di negativo che ha un effetto negativo su di te, e allo stesso tempo fare una semplice correzione energetica. Certo, può anche, questo è un altro modo ottimo per farlo. E idem per i propri avi. Quindi so che ci sono tante altre cose che voglio dire, e mi sa che il prossimo video prendo qualche appunto, così riesco a far centrare le cose meglio. Però spero che già questo video ti sia utile. Infatti adesso sto programmando un corso, ma anche più corsi, per cominciare ad insegnare delle cose che non ho ancora mai insegnato durante i corsi dal vivo, che non posso includere in un corso di EFT. Sono cose che il corso di EFT è una cosa, tecnica EFT è efficacissima, semplicissima, attenzione, semplicissima, ma come ogni cosa c'è bisogno di tanta pratica e spesso una guida. E tu consideri che durante i corsi di formazione, dei corsi di livello 1, 2, 3, cioè EFT base, intermedio e avanzato che tengo, ho una scaletta che devo seguire, perché è una formazione seguendo le regole dell'AMET, l'Associazione Internazionale per la Formazione e Certificazione in EFT. Quindi devo seguire questo programma. Io lo seguo quanto è assolutamente minimo necessario, poi perché mi piace essere più fluido, eccetera. Però in quel caso lì insegno EFT come tecnica. Questi altri corsi saranno una sinergia di diverse, di un sacco di diverse tecniche, e
ritorniamo a te che interessa? Allora, interessa forse se vuoi migliorarti, se vuoi sapere le cose migliori per migliorarti, senza però dover passare anni e anni e spendere molti soldi e soldi non solo per il corso ma anche per il viaggio e il vitto, alloggio, tutto quanto che ho dovuto affrontare in questi anni. Attenzione, non è che sto dicendo che è un peso, anzi è stato sempre un piacere e passione per me e fortunatamente me lo posso permettere grazie al lavoro che faccio, grazie anche se solo alla lingua inglese, al fatto che mi piace viaggiare, al fatto che ho la famiglia che mi lascia molto libertà a seguire quello che mi fa bruciare il fuoco dentro. Ok, quindi praticamente invece di dover studiare una serie, un sacco di diversi strumenti, tecniche, io raggruppo per trovare il meglio del meglio, per metterli insieme con l'incastro giusto per prendere una tecnica. EFT è una tecnica, un'altra tecnica, un'altra scuola, e metterli insieme per ottenere risultati ancora più profondi, perché becchiamo le vere cause e più durature e più veloci ancora. Quindi questo video è terminato, ci sarà un altro video o due su argomenti che adesso non ti so dire perché mi sono sfuggite dalla mente, e quindi prossima volta avrò il mio programma, lo seguirò, la scaletta, e quindi per ora saluti e salute, e anzi ti invito, magari puoi già cominciare a pensare, i problemi che hai adesso nella vita, l'origine che ti dico già non è 5 anni fa, non è 10 anni fa, nell'infanzia, se non ancora di prima, comincia a scoprire, indagare e esplorare, visto che le cause saranno lì, e te lo dico io, quali potrebbero essere, e cominciare già a lavorare su risolvere le cose, le radici, certo se riesci, se no avrai bisogno dell'aiuto di qualcuno e va bene così. Per fare qualunque cosa di grande nella vita, quasi sempre riusciamo a farlo meglio insieme a qualcuno che ci fa da guida, eccetera, o diciamo comunque spesso è un bene. Quindi stavamo salutandoci, saluti e salute di Andrew Lewis e di emofree.it, e al prossimo video, ciao per ora.